Prefettura, scuole sicure, sottoscritto un protocollo antibullismo. In una società quale quella attuale, in cui l'aggressività e la violenza primeggiano a discapito del dialogo e della tolleranza, il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere strategie coordinate di intervento. Il fenomeno del bullismo è estremamente complesso e coinvolge non solo gruppi isolati di allievi, ma il gruppo dei pari in generale. Adesso è da imputare non solo a chi compie gesti di violenza fisica, verbale o relazionale, ma anche alla tacita accettazione degli spettatori reali o virtuali che si mostrano inermi o, peggio, indifferenti alla sofferenza della vittima. Questa mattina in prefettura è stato sottoscritto il protocollo per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a scuola. L'intesa, che mira a coordinare al meglio le iniziative dei vari enti in materia, coinvolge la prefettura, le forze di polizia, il compartimento di polizia postale di Catania, il comune capoluogo, l'ufficio scolastico provinciale, l'ASP e il centro di giustizia minorile per la regione Sicilia. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della recente direttiva ministeriale Scuole Sicure. Sì, è un tema su cui da tempo poniamo la massima attenzione. Già le forze di polizia fanno un'attività costante nell'ambito della scuola, attività di formazione, di informazione. Di recente, come tutti sapete, c'è l'ultima direttiva dell'onorevole ministro dell'Interno, con la quale tutti i prefetti sono stati richiamati alla massima attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole. Noi in qualche modo ci siamo anticipati, perché il protocollo contro il bullismo è stato, ci abbiamo lavorato da un po' di tempo, abbiamo condiviso con le varie amministrazioni e gli enti interessati questa iniziativa, ho trovato la piena disponibilità, ecco, ci tengo a sottolineare, di tutte le istituzioni coinvolte, del direttore Grasso, delle forze di polizia, dell'ASP, dell'amministrazione comunale di Siracusa. Ecco, a questo proposito iniziamo col comune di Siracusa, ma è un protocollo aperto al quale possono aderire nella fase successiva anche le altre amministrazioni comunali. Cosa prevede? Prevede un'azione di una serie di azioni coordinate, ecco, questo l'obiettivo primario è quello di coordinare al meglio le azioni già in corso, perché già la scuola fa tanto, già le forze di polizia fanno tante attività, è quello di coordinare attività e procedure e fare rete su questo tema. Nel contempo voglio anche ricordare anche l'attività di contrasto e prevenzione al fenomeno della droga, scuole sicure, la direttiva scuole sicure, su cui abbiamo già tenuto un comitato la settimana, 10 giorni fa, hanno partecipato il dirigente scolastico, le forze di polizia, ci sarà un'attività di prevenzione e contrasto, ma il problema è la leva, ecco, su cui puntare, soprattutto sensibilizzare i giovani, far capire la pericolosità, oltre all'attività di prevenzione, contrasto, la fondamentale attività dei docenti della scuola, delle famiglie, è fondamentale far capire ai giovani la pericolosità di avvicinarsi a certe sostanze. Ecco, quindi sensibilizzare i giovani sulla pericolosità di queste sostanze della droga. Quindi è un'azione complessiva che va da un lato sul tema del bullismo, cyberbullismo, quindi ci sarà anche la polizia postale che parteciperà, e poi dall'altra parte c'è questa azione di contrasto e prevenzione sul fenomeno della droga.